Parliamo adesso di una notizia che abbiamo letto qualche giorno fa, che ha provocato anche una sorta di scetticismo, di gioia tra gli studenti naturalmente. Parliamo di scuola. Arriva dall'Istituto Majorana di Brindisi la notizia di una sperimentazione voluta dal dirigente scolastico, dal preside Salvatore Giuliano, ex sottosegretario all'istruzione del governo Lega 5 Stelle, quindi del primo governo Conte. Cosa deciso Salvatore Giuliano? Far entrare due classi alle 9 e non alle 8, quindi un'ora più tardi. Perché? Perché ci sarebbe un incremento del rendimento scolastico e anche tempi di reazione abbattuti. Insomma, tutto questo poi porterebbe anche ad una lotta alla dispersione scolastica. Non è una boutade questa, perché questa decisione si basa su uno studio scientifico portato avanti dal professor Luigi De Gennaro, che è uno tra i massimi esperti sulle correlazioni sonno-apprendimento all'Università La Sapienza di Roma. Il professor De Gennaro è con noi questa mattina. Buongiorno. Buongiorno a voi. Professor De Gennaro, allora ci dica un po' di questo studio da cui poi è partito il preside dell'Istituto Majorana. Beh, innanzitutto a fini di chiarezza devo solo un secondo correggere quello che lei ha detto nel lancio. Nel senso che è vero che abbiamo confrontato due classi, ma una entrava già l'anno scorso, iniziava le lezioni ad orario tradizionale, quindi uh-huh. alle 8, e l'altra era alle 9, non tutte e due alle 9. Uh-huh. Cioè, per capirci, abbiamo usato un modello che è classico nella sperimentazione scientifica: confrontare la situazione usuale contro quella di cui puoi sperimentare l'innovatività, eccetera, eccetera. Cosa è venuto fuori dunque? Com'è? Che cosa è venuto fuori da questa... Fatto salvo questa chiarificazione, noi li abbiamo studiati, i ragazzi voglio dire, mese per mese. Mese per mese i ragazzi dovevano, con sistematicità, riportare ogni mattina le caratteristiche del loro sonno. In qualche modo dovevamo confermare che, concedendo un'ora in più al mattino, uh-huh. questa effettivamente fosse impiegata per dormire, perché ovviamente essere maliziosi ci si prende sempre. L'obiezione più frequente era: sì, certo, tu li fai entrare più tardi, ma questi fanno ancora più tardi la sera con le classiche attività degli adolescenti, e quindi sei punto e capo e solo creato un problema. Prima risposta dello studio: no, effettivamente, concedendo un'ora in più di sonno al mattino rientro, i ragazzi dormono, lo usano per dormire, questo ci dicono i primi risultati. Ma l'aspetto più interessante non è tanto che dormono di più, è quanto e come rendono meglio. Due cose noi abbiamo osservato. La prima, e questa veniva valutata anche questa mese per mese, di fronte a test computerizzati, come dire, standardizzati per misurare l'attenzione e la vigilanza, che rispetto a quelli usuali, a quelli che entrano alle 8, avevano prestazioni in maniera costante migliore, quindi con una reattività attenzionale, con una vigilanza maggiore. Ma l'aspetto ancora più rilevante, e spero che interessi i genitori, è che a fine anno avevano un rendimento più elevato rispetto all'inizio dell'anno, in maniera del tutto, come dire, sproporzionato per dimensioni, maggiore rispetto a quelli di controllo. E quindi la sintesi qual è? Li abbiamo fatti dormire di più, grazie ad aver dormito di più erano più vigili e meno sonnolenti, ma hanno anche avuto un rendimento scolastico migliore. Ottima come cosa, professor De Gennaro, devo dire, quindi veramente un risultato importante. Però c'è dello scetticismo, no? Entrare alle 9 di mattina è una cosa che nel nostro paese, perché c'è negli Stati Uniti invece chi fa sistematicamente questo tipo di orario scolastico, perché da noi viene visto, cioè, vabbè, sì, dormono un po' in più, però alle 9 no, o alle 10, perché sempre qualche altra scuola, se non ero anche lo stesso Majorana, aveva deciso di provare alle 10 di mattina. Le devo confessare che ha ragione, inizialmente il programma era ancora più ambizioso, era di posticipare ulteriormente, ma ci siamo inizialmente scontrati con quello che si scontra chiunque ha fatto programmi di questo tipo. Quando tu fai entrare centinaia di studenti a un orario, come dire,
non consueto, e devi quantomeno fare i conti con l'organizzazione dei trasporti. I trasporti, soprattutto per chi non è in sede, sono, come dire, sincronizzati con gli orari usuali. Quindi se tu lo sposti eccessivamente, devi quantomeno concertare con gli enti provinciali, regionali, che i trasporti vadano avanti. Però, fatto salvo questa cosa, sostanzialmente, questa è tra le principali difficoltà. Ovviamente la difficoltà ulteriore laddove l'esperimento fosse generalizzato anche ai ragazzi più piccoli e che quindi non hanno un'autonomia per andare a scuola, è che devi prevedere che il sistema famiglia, chiamiamolo così, che spesso garantisce l'arrivo a scuola, si riorganizzi, e che parola facile a fare, ma lei può immaginare essere molto complesso, su orari spostati davanti, e quindi andrebbe forse a collidere con gli orari lavorativi di alcuni genitori che non hanno difficoltà quantomeno ad accompagnare i figli in orario successivo a quello delle 8. Beh, quindi dovrebbe essere, come dire, una riorganizzazione proprio strutturale, e questo lo sappiamo che ha bisogno di una serie di tasselli per essere portata a compimento. Professor De Gennaro, questo che noi abbiamo detto a proposito dei ragazzi chiaramente vale anche per gli adulti, cioè dormire di più significa rendere di più, o no? Assolutamente sì, guardi, le posso dire il primo esempio che mi viene in mente, perché lo abbiamo fatto qualche mese fa, lo abbiamo raccontato sui giornali. Noi abbiamo verificato, per esempio, che il personale infermieristico, ma è una delle tante categorie professionali che lavora su 24 ore e quindi di notte, ha prestazioni ed errori ospedalieri maggiori durante il turno notturno. Quindi evidentemente l'influenza del sonno sulle prestazioni, in questo caso qua non prestazioni scolastiche ma prestazioni lavorative, è qualcosa di importante. Tenga conto, e non vorrei spaventare gli ascoltatori, che negli Stati Uniti il Center of Disease Control, cioè il massimo ente che sorveglia le questioni di salute, ha chiaramente dimostrato che la terza causa di morte negli Stati Uniti, dopo i problemi cardiovascolari e dopo i problemi ovviamente oncologici, sono gli errori in medicina, cioè gli errori fatti dal personale medico e paramedico nella pratica. E una massima parte di questi errori è conseguenza esattamente del debito di sonno conseguente ai turni notturni. Ecco, è stato chiarissimo, professor De Gennaro, quindi da questa chiacchierata insieme a lei, ecco, invitiamo gli ascoltatori a mettere da parte un po' i dispositivi elettronici, perché la maggior parte delle volte sono quelli che fanno fare tardi, e riposare di più anche per i ragazzi, vale la stessa cosa. Professore De Gennaro, noi la ringraziamo di essere stato qui questa mattina, le auguriamo una buonissima giornata a questo punto. Grazie anche a voi.